Allora, mercoledì mattina, cronache esce con un titolo relativo a una vicenda molto 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 scabrosa, questa vicenda dei cavalli di Reni, di cui hanno parlato tutti, parlano tutti i giornali, fatto di una gravità inaudita e che riapre una questione molto importante, perché abbiamo saputo di questa vicenda di Cava, ma di tante altre questioni non sappiamo. Quindi innanzitutto voglio invitare tutti a denunciare qualsiasi tipo di violenza ci sia nei confronti di uomini, donne. Bisogna denunciare senza paura, prima cosa. Poi c'è stato questo titolo di cronaca, sono stati titoli naturalmente sui giornali, sui siti, sulle web. Questo titolo di cronaca, diciamo, ha sollevato una serie di proteste, ma soprattutto per quanto riguarda l'ordine dei giornalisti, una serie di esposti, per cui nella stessa giornata di mercoledì, ma anche giovedì mattina, sono arrivati oltre 10 esposti. La stragrande maggioranza sono da parte di giornalisti, uno è arrivato da parte del presidente dell'Ordine Nazionale, Jacopino, e naturalmente il presidente del Consiglio di Disciplina della Campania, dell'Ordine della Campania, che è Maurizio Romano, giornalista di grandissimo prestigio, di esperienza, di grande equilibrio, ha aperto ovviamente subito, ha avviato subito la procedura. Qual è la cosa procedura? Prevede la legge? La legge, infatti, qual è la procedura? La legge prevede innanzitutto che questa è materia di esclusiva competenza del Consiglio di Disciplina. Quindi il verdetto non spetta né a me né al popolo di Facebook, ma l'unico competente per legge è il Consiglio di Disciplina. È evidente che in questo momento chi ha presentato l'esposto, vari soggetti hanno presentato, lo ritengono un titolo offensivo, altrimenti non l'avrebbero presentato. Ma poi il verdetto spetta al Consiglio di Disciplina. Ma secondo lei, uscendo un po' da questo tema e quindi parlando in generale, dove finisce il politicamente corretto e dove inizia la deontologia del giornalista? Ma la deontologia del giornalista comincia dal momento in cui si comincia a scrivere la prima lettera di un articolo o la prima parola di un titolo, quindi la deontologia del giornalista non riguarda neanche solo quello che si scrive su carta stampata, web, agenzie o quello che si dice in televisione, ma riguarda H24, 365 giorni l'anno, quella che è la vita di un giornalista. Quindi un giornalista la deontologia deve rispettare quando fa un titolo, quando fa un pezzo, quando scrive su Facebook. E voglio aggiungere questo, che sono stati presentati proprio in questi ultimi minuti anche alcuni esposti nei confronti del direttore della città, Tamburini, perché alcuni colleghi di cronache si sono ritengono offesi da alcune cose che Tamburini ha scritto su Facebook. È importante che la notizia che era scritta nell'articolo è passata in secondo piano rispetto al titolo. Cioè, secondo lei, con questo titolo, con tutte le critiche che sono state mosse, in realtà ha fatto scalpore il modo in cui era scritto il titolo? Io non entro nel merito, perché c'è una procedura avviata dal Consiglio di Disciplina. Quello che posso dire un'altra cosa, sicuramente, che tutta questa campagna sollevata soprattutto sui social, effettivamente, hai ragione, sta facendo passare in secondo piano quella che è la gravità dei fatti accaduti in un centro massaggio di Cava dei Tireni. Perciò io ho cominciato l'intervista sottolineando la gravità, quindi non dimentichiamo, non perdiamo di vista la gravità di questo fatto. Allo stesso tempo, parallelamente, ci occupiamo degli esposti che sono stati presentati relativamente al titolo di cronaca e relativamente ai post messi su Facebook dal direttore della città. Il sensazionalismo dei titoli giustifica diciamo un escamotage per vendere più copie? Ma io la penso diversamente. Io penso che per vendere i giornali, così come per avere contatti, click su internet, bisogna puntare sulla qualità dell'informazione. Mi stanno arrivando segnalazioni in queste ore da tutta Italia, appunto sul mancato rispetto e relativamente anche a importanti testate nazionali.
Ieri mi ha telefonato anche l'ufficio antidiscriminazioni di Palazzo Chigi e io ho pregato il responsabile di fare subito una mappa, uno screening nazionale e di intervenire, perché ci sono importanti testate nazionali, non solo di carta stampata ma anche televisive e radiofoniche, che non rispettano le nostre carte deontologiche.